Pochi conoscono la storia del fatidico ma, quando cioè lo storico araldo Gianfrancesco Chericoni teneva tutti con il fiato sospeso dopo una carriera. Ce lo racconta lui stesso, che ha passato il testimone al figlio, anche se è molto probabile che torni sulla lizza per la giostra straordinaria. Ma particolare fu quella volta che io passai tra passato prossimo a passato prossimo, quando, perché prima io avevo trovato e continuavo fino al 1983 a dire, quando c'era o l'handicap o il premio, sì, che il quartiere, il cavaliere aveva marcato, sì, quindi tutti capivano che c'era il raddoppio o c'era qualche penalizzazione. Però io al Balestri, che in quel momento era regista, che era stato il mio predecessore e Pigmalione, gli dissi: ma a me non mi pare giusto utilizzare trapassato prossimo, perché in fin dei conti ha colpito ora, ha marcato ora, non ieri. Dice: hai ragione, vabbè. Lo dissi improvvisamente, nessuno se l'aspettava. Quando il giostratore, mi pare che perse la lancia, e io dissi 4, ha marcato punti 4, e ci fu un momento di cose, sapevano tutti, almeno lì i figuranti, tant'è che il quartiere, che sapeva che aveva perso la lancia, si alzò in piedi contento, che vuol dire non ci hanno penalizzato. L'altro quartiere, che invece sapeva, dice: come, gli danno il punteggio? Mi venne addosso quasi per picchiarmi, e io, vedendo quest'orda selvaggia, dissi: ma è nato così, sì, ma, e lì si fermò un cazzotto qui. Capito? Andato, mai servito più che altro a quello, sì, ma e lì venne ma avendo perduto la lancia, quello che era, insomma, no? Ecco, ma credo che fosse giusto e sia giusto dire ha marcato, ma non aveva o avrebbe. Certo. Però la dizione era aveva. Se diceva così, io d'altra parte lo trovai in quel modo, seguivo le orme del Balestri, mitico Balestri, troppo poco onorato per quello che ha fatto e quello che è stato, anche se gli è stato dato il premio, sì, insomma io credo che non bisogna dimenticarlo per quello che è stato, quello che ha dato alla giostra Fosco Balestri.